Dopo la puntata in onda giovedì 24 febbraio, dentro e fuori la casa più spiata d'Italia sono aumentate le tensioni e l'insofferenza. Notte di rabbia e di tormenti, quella che ha fatto seguito alla puntata numero 44 del Grande Fratello VIP 6. Nel corso della diretta la tensione è salita alle stelle. Prima con l'eliminazione di Katia Ricciarelli, che ha lasciato la casa in modo alquanto discutibile, poi con il Natalie Caldonazzo Gate. La showgirl, nel corso della settimana, pare che abbia pronunciato frasi talmente brutte da non poter essere ripetute. Qualcosa è trapelato durante le nomination, ma non sono saltate fuori le registrazioni integrali. Alfonso Signorini, su cui si sono abbattute feroci critiche da parte del pubblico, su Twitter è finito in tendenza l'hashtag cancelletto che schifo, e non solo, vedremo tra poco chi si è scagliato contro di lui nella notte, prima ha cercato di minimizzare l'accaduto, poi è tornato sui suoi passi, promettendo che il GF VIP provvederà a sviscerare il caso nei prossimi giorni. Nel momento in cui Katia Ricciarelli è stata eliminata, Clarissa se la si è esplosa sui social, insultando l'ex moglie di Pippo Baudo. Lo aveva fatto anche qualche ora prima che iniziasse la puntata, ma vaff, lo va, una clown. Esci brutta strega, fai paura per la tua crudeltà. Vi prego votate per farla uscire. E subito dopo la sua eliminazione, festeggerò annualmente questa data. Godo alla faccia tua, razzista. 24 febbraio 2022, data in cui il razzismo, bullismo, omofobia e soprattutto misoginia, all'interno di un programma in televisione nazionale è uscito. Sì, è uscito finalmente il razzismo. Vai, e che si vergogni chiunque la difenda o la giustifichi perché siete come lei, Singorini in puntata ha strapazzato Clarissa con parole pesanti. A me dispiace Katia, ma devo darti uno schiaffo in questo momento. Non mi interessa, però voglio far capire a loro che sono dentro la casa che certe maleducazioni non possono essere più tollerate. Questo è un grande gesto di maleducazione. Non ci piace, io voglio bene a Clarissa e lei lo sa. Sicuramente mi stai guardando in questo momento e tu mi vedi.